Io partirei facendo un passo indietro dal panorama mondiale, visto che l'interconnessione ormai delle varie economie è un dato di fatto. Noi chiudiamo questo 2017 con un ciclo mondiale largamente espansivo. Il PIL atteso passa dal 3,2% del 2016 al 3,7% del 2017. Gli scambi internazionali passano da il 2,4% del 2016 al 4,2% del 2017, quindi un ciclo molto espansivo a cui si aggancia anche l'economia italiana. L'economia italiana non galoppa a ritmi vigorosi, ma si muove, chiuderà il PIL italiano all'1,5%, quindi una crescita moderata, ma comunque un segno positivo. Ecco, venendo allo scenario aretino, lo scenario aretino che ha questa grande apertura internazionale. Noi siamo la prima provincia in Italia per intensità di export in rapporto alla popolazione. Lo scenario aretino è caratterizzato da una polarizzazione, da una diversificazione delle performance aziendali. C'è una ripresa, ma non è per tutti. Le performance migliori sono appunto per quelle imprese che presidiano i mercati internazionali, con prodotti straordinari del Made in Italy, dalla moda alla meccanica di precisione, ai prodotti innovativi, all'artigianato di qualità, all'agroalimentare di eccellenza. Diverso è il discorso per quelle imprese che guardano al mercato interno, quindi quelle imprese meno strutturate, il commercio di vicinato, il commercio in generale, l'impresa artigiana, quelle imprese in buona sostanza che hanno il riferimento sul mercato domestico sono penalizzate da una domanda interna ancora statica, domanda interna che è fatta da consumi delle famiglie e da investimenti che ancora stentano a decollare. Quindi una situazione estremamente polarizzata, diversificata, c'è una ripresa, ma non è per tutti, è per quelle imprese che riescono meglio delle altre, col prodotto giusto, a essere presenti su quelli che sono i mercati internazionali. E quindi il vostro supporto per l'internazionalizzazione delle imprese diventa fondamentale in questo senso? Diventa fondamentale, con i limiti però di questa nuova legge che ha riformato le Camere di Commercio, che ha escluso purtroppo dai compiti delle Camere di Commercio quello di poter accompagnare, come abbiamo sempre fatto nel passato, le imprese sui mercati internazionali. E appunto per questo noi ci stiamo attrezzando per coprire l'altro fronte che prevede la legge, cioè la formazione per le imprese che si preparano ai mercati internazionali. E in questo senso abbiamo fatto tantissimi corsi di formazione, tantissimi focus paese, per consentire all'imprenditore che va all'estero di essere attrezzato da un punto di vista di conoscenza di quel mercato, di conoscenza delle regole doganali, fiscali e contrattuali. Ecco, invece per quanto riguarda l'occupazione, come sta andando? Allora, anche l'occupazione a livello nazionale e anche aretino è in ripresa. Il tasso di disoccupazione in provincia di Arezzo è in calo dal 10,2% a un livello vicino al 9%. Però anche qui, guardando un pochino in maniera più approfondita il dato, ecco, emergono delle situazioni su cui riflettere. Basti considerare che l'80% dei nuovi contratti è riferita a forme flessibili, contratto a tempo determinato, somministrazione, apprendistato, solo il 20% per contratti a tempo indeterminato e pieno, e questo 20% è anche in calo a causa della ultimazione dei contributi, della decontribuzione prevista dal Job Act. Quindi una situazione ancora, direi, complessa, anche in questo caso di difficile lettura, se lei pensa per esempio che la difficoltà di reperimento, a fronte di una disoccupazione ancora elevata, la difficoltà di reperimento di certe figure professionali è al 20% in provincia di Arezzo. Mestieri antichi che nessuno vuol più fare, che le imprese non trovano, oppure correlata con le nuove funzioni aziendali, del digitale, dell'innovazione tecnologica. Anche in questo caso le nostre imprese assumerebbero, ma non trovano i profili. Quindi riflettere molto anche sul rapporto fra scuola e mondo del lavoro, due mondi spesso distanti.
Guardiamo adesso a quello che sta diventando a quanto pare un'eccellenza anche del territorio aretino, che è il comparto turistico. In questo senso negli ultimi anni sono stati fatti tanti investimenti, tanti interventi. Che cosa ci aspetterà il futuro e soprattutto cosa è stato il 2017? Guardi, il 2017 è stato un anno di crescita del nostro turismo, complice anche una situazione internazionale complicata, rischio paese in tante aree del mondo, tensioni geopolitiche che hanno sconsigliato i turisti di andare in certe particolari mete anche esotiche. Quindi c'è stata una bella ripresa del turismo su scala locale, sono circa 1.300.000 i pernottamenti registrati in terra di Arezzo. Dobbiamo dire che la permanenza media è ancora bassa, sono 2,5 giorni e su questo dobbiamo lavorare su arricchire gli eventi, su incentivare il turista a rimanere in terra d'Arezzo un pochino più a lungo. Voglio ricordare che il turismo porta ricchezza diffusa, non solo all'operatore turistico, ma all'intero territorio. Sul turismo si aggancia anche la promozione delle grandi eccellenze, dall'olio al vino ai prodotti tipici, quindi è ricchezza diffusa su un territorio, veramente che non dobbiamo lasciare andare via. Io credo si sia in tema di turismo veramente sulla buona strada, gli eventi si stanno moltiplicando, il turista pare apprezzare questo territorio che procura veramente un'emozione nel visitatore, un'emozione profonda che invita a ritornare in terra di Arezzo. E il manifatturiero? Il manifatturiero, come dicevamo prima, è in una situazione abbastanza polarizzata e diversificata fra le imprese che riescono veramente a essere attive sui mercati internazionali e quelli che guardano un pochino al mercato interno. Direi che chiudiamo questo 2017 con uno scenario ancora complesso, molto di cambiamento, come dicevo prima, ricco di insidie, ma anche di opportunità. Le opportunità legate al Made in Italy, tanto per restare al manifatturiero, di qualità, ai prodotti enogastronomici di qualità, alla meccanica di precisione aretina che sui mercati mondiali è molto apprezzata, al tema del digitale. Il tema del digitale, che io voglio ricordarlo, 60% dei consumatori europei compra direttamente presso le aziende sul sito, noi siamo solo al 16% di aziende strutturate per il commercio elettronico, quindi uno scenario complesso, ricco di insidie ma anche di tante opportunità. Ecco, in questa chiave noi chiudiamo un 17 nella speranza, ecco, di poter cavalcare meglio le opportunità e di accantonare quelle che sono le insidie.